È un incontro interessante, tutto il comitato che ha lavorato sul piano strategico di rilancio e sviluppo delle aree terremotate a guida Istao con le università, la conferenza episcopale marchigiana, le forze sociali e il sindacato, all'incontro con il neo sottosegretario Alessia Morani al Ministero per lo Sviluppo Economico, proprio per rappresentare il lavoro svolto in questi anni in termini di qualità progettuale per il rilancio di queste aree e la necessità di trovare dal governo un'interlocuzione, una sponda per fare in modo che questi strumenti che nascono dal basso, da progettualità raccolte dal Consiglio regionale e dalla Giunta insieme all'università ed altri possano diventare strumenti operativi per il rilancio del territorio. Oggi lo fanno con i fondi europei, con l'asse 8, con le risorse già disponibili, con un successo, una risposta di grandissimo valore. Domani lo vogliamo fare con l'accordo col governo, con un tavolo che possa aggiungere risorse in grado di rilanciare l'economia, di dare strumenti fiscali di semplificazione, di riduzione delle tasse per le zone più interne come strumento di rilancio, per poter approvare quel pacchetto di norme di semplificazione per la ricostruzione vera e propria. Quindi uno sguardo su tutte le questioni che riguardano il sisma, un incontro importante, il sottosegretario ci ha lasciato prendendo l'impegno e anche proponendosi un incontro nei vari territori con gli attori sociali sul luogo per accogliere anche direttamente da loro quelle esigenze, quelle istanze da rivolgere al governo. Quindi un incontro fruttuoso di grande valore che speriamo sia proprio foriero di quel cambiamento di cui abbiamo necessità.